Ecco, siamo qua in barca a Jasmine. Il vento ancora c'è, però è calato un poco. Ogni tanto scende una ventina di nodi come adesso. Ma stamattina eravamo a più di 40 nodi. Ora entriamo dentro dove si sta finendo di cuocere gli anelletti al forno. Li mangiamo stasera con un bel bicchiere di vino. Qua nella pancia di Horus oggettivamente si sta bene. Abbiamo pure apparecchiato la tavola, un bel bicchiere di vino, e fra un po' si mangia. Ma nel frattempo ho fatto mettere una parabola per cui riesca a vedere la TV italiana. Disponibilità liquida delle imprese e degli investitori istituzionali. Ma questo poi ve lo farò vedere in un prossimo video. Poi ci beviamo un po' di grappa per digerire. E poi ce ne andiamo a nanna nella mia cabina, quella di prua. È ora di mangiare. E si mangia bene sempre qua, eh? Anellette al forno, un po' di buon vino. Ecco, io la pasta l'ho fatta fuori. Insomma, la grappa la pigliamo un altro giorno. Qua c'è ancora il vino da finire. Devo dire che quando c'è brutto tempo, stare dentro Horus, la pancia di Horus, come io dico, fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tutto, perché uno sente fuori che c'è il casino, il vento in casa si sente poco, nelle barche si sente molto di più, perché fischiano sulle sartie, sbattono le cime, la barca si muove. E uno che sta qua dentro si sente protetto. Devo dire che Horus è una barca piccolina, perché 34 piedi, proprio più di 10 metri, e mi ha dato sempre una grande sensazione di sicurezza, anche con mare molto mosso, onde di 2-3 metri, e stare qua dentro, io ricordo quando qua sono 30-40 nodi, insomma, che è uno scherzo rispetto a quello che c'era a San Nicola, dove sono stato per 7 anni praticamente. Lì quando c'è lo scirocco si incanala su tra due gole, fa effetto Venturi, per cui se altrove sono 20-30 nodi, a San Nicola siamo arrivati anche a 74 nodi, che sono quasi 100 all'ora. Sembrano pochi, cioè quando uno va in motore a 100 all'ora, però immaginate una massa di aria enorme, con la barca che stava messa su un fianco, io che dormivo tranquillamente. Poi l'indomani i pescatori dicevano: ma come hai fatto a dormire? Ho detto: ma non me ne sono nemmeno accorto, perché poi oramai Horus è diventata una mia seconda pelle. E poi quando ho malinconie, non sto bene in testa, cioè ho mali pensieri, vengo qua, non dico che mi passino, però diciamo mi dà... È una compagna solidale, e allora insomma, la compagna insomma, fa sempre bene. Buonanotte amici miei, salute.